Sul Mediterraneo centro occidentale continua ad insistere una circolazione depressionaria che penalizza maggiormente le nostre due isole maggiori, dove sono in atto di intense precipitazioni. La nostra regione è interessata marginalmente dall'azione del vortice per cui registriamo fenomeni più blandi e meno estesi. Sotto il profilo termico registriamo ancora valori lievemente al di sopra della media stagionale anche se nelle ultime ore abbiamo assistito ad una lieve flessione. Nel corso di questo fine settimana la situazione... Sarà poco evolutiva, pertanto le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili con fenomeni però poco significativi. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 13 novembre, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con locali piovaschi distribuiti in maniera irregolare, temperature in lieve diminuzione, venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso. Domenica 14 cielo generalmente poco nuvoloso ovunque con basso rischio di precipitazioni, temperature senza particolari variazioni o in lieve temporaneo aumento per venti da deboli a moderati da scirocco, mare da poco mosso a mosso. Per i primi giorni della prossima settimana la depressione presente sul Mediterraneo occidentale verrà alimentata dalla discesa di aria relativamente fredda dal Nord Europa. Pertanto, ci attendiamo a una maggiore instabilità con precipitazioni che dovrebbero coinvolgere in maniera più diffusa anche la nostra regione in un contesto termico autunnale per venti tra moderati e forti orientali. Per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi Aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.mediogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Medio Cilento. Bene, termino qui. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana!